o mi devo incatenare fuori nella mia attività, perché comunque devi sapere che, insomma, sai, volevo mettere per farti capire, no, insomma, cioè, questo secondo me insieme ce la faremo a morire prima. Sì, sai, insieme ce la faremo a superare il Covid. Sì, ma moriamo prima, però, perché insomma questi, cioè, diciamo la verità, insomma, si fa tutto in erba un fascio. Cioè, chi lavora lavora, chi non lavora, purtroppo, insomma, come noi, non lavora. E con il problema dello spaccio tra i ristoratori di Via Piave a Mestre, c'è anche chi, come il ristoratore di Via Monte San Michele, esce allo scoperto e racconta di come stia ancora facendo i conti con i forti disagi economici legati al Covid, ovvero la mancanza di clienti dovuta al poco turismo, ma anche al lavoro da casa, dice quest'altro ristoratore di Via Piave, incrocio con Via Coldilana. Lo smart working. Intendono, se non lo bloccano in qualche maniera, tantissime aziende salteranno. Per tutti la paura qui si chiama rischio chiusura. Questa è una zona turistica, capisci? Noi siamo appoggiati al turista. Cioè, tu se ti affacci fuori è impressionante. Cioè, ieri sera ho fatto un video che l'ho mandato ai proprietari. Eravamo da soli, io e mia moglie seduti qua fuori, qua e mia figlia. Le immagini, io ho 6 dipendenti, quindi faccio 6 stipendi, prodotto in venduto, e non è facile. Per il momento posso dire che siamo in passivo, è un bel passivo anche.